Siamo qui con Chiara Belvisaro del coordinamento comitati fuochi, a presenza del Consiglio Comunale di Chevano. Chiara, cosa ne pensa di questo Consiglio Comunale, delle proposte che sono state avanzate? Era ora, diciamo che era ora, per cui io ho partecipato speranzosa e la cosa fondamentale che mi ha colpito è che nella maggior parte degli interventi i consiglieri si sono innanzitutto scusati con i cittadini per non essere intervenuti prima. Quello che ormai diciamo tutti sanno in Italia, grazie al fatto che tanti giornali, anche televisioni fortunatamente parlano di noi, e che ormai diciamo noi stiamo vivendo una situazione drammatica e sicuramente è necessaria la presa di posizione da parte delle istituzioni, cosa che noi chiediamo a gran voce. Da questo Consiglio Comunale ci sono state delle delibere importanti, diciamo, sicuramente prima fra tutti l'istituzione di questa consulta ambientale, che in realtà è quest'organo che dovrebbe, se funziona come si deve, se in maniera seria, al di là di monitorare quelli che sono i dati insomma, dell'aria o comunque dell'inquinamento ambientale che avviene sui nostri territori, stimolare le istituzioni preposte al controllo del territorio. E un'altra proposta che è stata deliberata è quella di impegnarsi per attivare il sistema satellitare, e si sono impegnati anche a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, dell'esercito. Sicuramente questo significa che hanno riconosciuto la gravità del problema e ci accompagneranno in questa battaglia che stiamo portando avanti. Noi siamo qui, ci saremo sempre, continueremo comunque come coordinamento comitati a fare il nostro percorso, che è quello, ribadisco, della raccolta firme relativa all'esposto denuncia che stiamo portando avanti, esposto querela che noi stiamo portando avanti. Quindi noi, indipendentemente da tutto, la nostra strada continueremo a percorrerla, stimolando le istituzioni che, se rispondono, insomma, contribuiranno sicuramente a far sì che questa problematica venga affrontata seriamente, cosa che non è accaduta in questi anni. Stasera i nostri consiglieri hanno parlato anche di un eventuale coordinamento con gli altri amministratori degli altri paesi limitrofi, quindi sulla falsifica di quanto già avvenuto dalle associazioni dei comitati. Pensa che sia possibile questo coordinamento o comunque portare questo modus operandi nelle realtà noi vicine? Questo modus operandi è innanzitutto fondamentale. Ci sono già stati degli incontri tra i vari comuni, fino ad oggi sono 6 i comuni che si sono seduti intorno a un tavolo tecnico e hanno cominciato a discutere su come affrontare il problema. Sicuramente esiste già da un paio d'anni un tavolo tecnico istituito proprio presso la prefettura, che probabilmente, insomma, se oggi siamo ancora qui a trattare questi problemi in questo modo, qualcosa non ha funzionato come si deve. Sicuramente oggi è notizia di oggi che 6 comuni, tra i quali Chevano, Acerra, Casalnuovo, Casoria, non ricordo gli altri due purtroppo, hanno firmato un protocollo d'intesa con il quale chiedono un incontro urgente col prefetto. Quindi è notizia di oggi questa, per cui sicuramente è fondamentale, perché non è questo problema non riguarda in maniera individuale ogni comune, ma è un problema territoriale, e quindi sicuramente se c'è sinergia tra loro lo si può affrontare diversamente, in maniera un po' più concreta sicuramente. Siamo per approssimarci alle vacanze, cosa avverrà secondo lei nel prossimo mese di agosto quando tutti saremo in vacanza? Posso rispondere per quello che è il coordinamento. Noi sicuramente, per quanto riguarda la questione dei roghi, il periodo più caldo è proprio quello estivo. Il coordinamento si sta strutturando, si sta organizzando, per cui sicuramente ci saranno fortunatamente delle persone che riescono ad essere presenti sul territorio. Ci si incontrerà sicuramente anche nel mese di agosto, si continuerà per quanto possibile a raccogliere firme, a sensibilizzare. Il coordinamento non va in vacanza, perché
fortunatamente abbiamo pensato anche a questo e quindi ci siamo organizzati anche per affrontare questo periodo estivo. Poi alla fine, verso la fine di agosto, sicuramente ci si organizzerà con degli stand, con dei banchetti informativi, insomma ci si sta preparando poi ad affrontare un lavoro che è più impegnativo da fine agosto. Allora,